Il cammino di un grande artista che noi teniamo molto, che è Gian Maria Testa, e quale ho avuto il piacere di conoscere nel lontano 1993-94, perché fu per 2 anni consecutivi vincitore di Musicultura allora, e quando la canzone popolare raggiunge vette notevoli, diventa anche canzone d'autore, e la terza, i giudizi che quello che noi, che ci ha assistito in tutti questi anni, il Comitato Artistico di Garanzia, composto fin dall'inizio da Fabrizio De André e Giorgio Cabrone, che sono uno dei primi due firmatari, i giudizi che tutto il comitato, che era vedeva rappresentati più autorevoli esponenti dell'aspetto letterario e poetico italiano e cantautorale, per citarne alcuni, appunto De André, Caproni, Roberto Vecchioni, Dacia Maraini, Bianca Maria Frabozza, insomma, c'erano moltissimi, come tutti si espressero riguardo al primo brano che Gian Maria presentò al Premio Città dei Canati, che era Manacore. È un brano di una semplicità unica, ma di una penetrazione incredibile. Gian Maria Testa era sempre in connessione con gli altri, c'erano gli altri in mezzo alle sue canzoni, c'era la sua osservazione, vuoi per una serie di lavori che culminano con quello del Capostazione, che noi romanticamente leghiamo a un periodo in cui le ferrovie dello Stato non erano esattamente quello che sono oggi, erano fatte di tante piccole dislocazioni e che forse Gian Maria Testa ha anche vissuto in prima persona. È una caratteristica, dicevo, dei dischi e delle sue avventure musicali, non solo, era quella di mescolare linguaggi. Una grande musicista, che secondo me non ama etichette, a cui non vorrei darne, è Rita Marco Tulli, che con Gian Maria ha avuto una bella storia, e Stefano Pollani lo conosciamo tutti, Eri De Luca anche, qui con noi tra poco Giuseppe Battistone arriverà a leggere qualche parte di un libro, e qui arrivo al libro, appunto. Ovviamente un giusto spazio è dedicato a me, buongiorno. Ricordo una famosa gaffe o sfondone, perché poi la parola gaffa, come ogni parola è il centro di una costellazione linguistica, no? Come ognuno di noi, se su Facebook, è il centro di una costellazione di relazioni, e quindi ci sentiamo sempre protagonisti, se su Facebook, se in queste realtà virtuali. GAF è il centro di una costellazione che contempla parole tipo sfondone, tipo cafonata, tipo grezza, tipo figuraccia. Allora, questo di Mike Buongiorno è uno sfondone, quando Mike Buongiorno un giorno, leggendo una domanda, si incaglia su una frase che dice: Paolo gli ha detto, ah no, Paolo VI ha detto. Allora, voluta, non voluta, ormai stava cavalcando il personaggio di quello che fa Gaff, ma lei no, lei è un grande, poi lei è un sub che ci sa fare, diceva, no? Come si chiamavano dei primi campioni di riscaldamento, no, ma lei è un bellissimo, no, io sono un subnormale. Ecco, questo è Mike Buongiorno, no? La famosa signora Longa di cade sul pisello, ma sull'uccello, sul pisello, ah, era un mitologico, non mi ricordo, non era botanica, molto sottigola. Comunque rimane il fatto che di Mike Buongiorno, qui non per nulla Umberto Eco ha dedicato un saggio leggendario, la fenomenologia di Mike Buongiorno, può ruotare l'idea, no? A sto punto ci faceva personaggio, come i potenti, la gaffa la usava strategicamente, no? Era un modo per esistere e consistere. In questo caso certo la gaffa non è stata voluta perché bisogna comunque avere già un arrivo, bisogna avere un profilo alto che ti consenta di essere superiore alla gaffa che